Allora ragazzi, ancora in tema di lamento, oggi va al lamento. Lamentino Rossi. Allora, fino a un'oretta fa, un'oretta, due ore fa, me l'hanno segnalato, adesso non c'è più, ho visto che non c'è più. Girava in rete un video di uno youtuber della costa, dell'est coast, della costa adriatica del centro-sud. Uno che ogni tanto si fa vivo, non è molto attivo su YouTube, però ogni tanto qualcosa fa vedere anche lui. Famoso più che altro per un suo slogan. E che faceva? Si lamentava, a parte quello, ogni mese dice che va a fare il lavoro che faceva da giovane, poi non lo faccio più, poi devo parlare con il mio principale, ho fatto 3 colloqui, tutti andati a buon fine e sta a me scegliere, poi mi rimetto d'accordo con l'azienda, quando la sua azienda è buona, quando la sua azienda non è buona, ogni mese ne ha sempre una. Quando esce un video esce sempre su quel genere lì, non si sa mai che pesci prendere, no? E cioè io dico, no? Ha una 55 d'anni, 57, non lo so quanti anni può avere, su per giù l'età è quella, poi ne può avere di più, ne può avere di meno, non lo so. Io dico quello, no? Dice sempre che ha la famiglia sistemata, la moglie lavora, il figlio lavora, quindi non ha problemi. Ma se questo lavoro qua non ti piace e devi viverlo come una condanna, ma perché non lo lasci? A parte vedo che parte il pomeriggio alle 3 del pomeriggio di domenica con un furgone, vanno a prendere il camion lasciato in giro per l'Italia, non so, non lo seguo cioè ora me l'hanno segnalato, ce l'ho fatta in tempo a vederlo, però poi ho detto vabbè, poi lo riguardo meglio, ma adesso non c'è più. Però io chiedo questo, no? Ma se questo lavoro ti resta così sui coglioni, faceva una parodia, l'operaio è scemo, l'operaio fa solo 8 ore, è un cretino, il camionista è furbo, io sono furbo che lavoro 15 ore al giorno, che sto lontano dalla famiglia, a quest'ora la mia famiglia dorme, cioè ma che cazzo, cioè fai il camionista e vuoi partire insieme alla famiglia, che vuoi fare colazione come il mulino bianco alle 8 tutti sorridenti con la famiglia, cioè io ragazzi, sicuramente l'elemento sbagliato sono io, perché recite dei figli, funerale della nonna, compleanno del nipote e via discorrendo, evidentemente lo strano sono io. Vabbè ragazzi, a dopo, ciao.